Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho appena visto, appena finito di vedere Money in the Bank ed eccoci qui per dunque un nuovo video. E allora, intanto cominciamo a dire un po' per view che non avevo hype per nulla. Per nulla perché comunque tra i mondiali e le cose, vedete che sto sfornando video in questo periodo abbastanza assiduamente. Però comunque, un pay per view della WWE con match che sulla carta erano interessanti e che sono stati alla fine interessanti. E cominciamo dunque con l'analisi del match. Secondo me questo è stato un pay per view totale, possiamo dire da un 6,5, cioè senza robe mostruose, ma neanche robe negative. Allora, al di là che i Bludgeon Brothers hanno tenuto il titolo nel kick-off, ma il kick-off non l'ho manco visto, vi dico la verità, quindi. E cominciamo con Daniel Bryan Big Cass. Daniel Bryan è sicuramente un lottatore valido, però sta faida con Big Cass mi ha già praticamente molto stufato. Alla fine ha vinto Bryan con la sua mossa di sottomissione alla gamba, ma francamente questo match secondo me, boh, io non so perché vogliono pushare in alto Big Cass, ma secondo me non è una bella idea per il momento, perché Big Cass non ha. Allora, poi andiamo avanti con un altro match non titolato. In realtà non è andato in quest'ordine pay per view, però vado con l'ordine dei non titolati. Roman Reigns Jinder Mahal, credo che sia stato il match più scontato del pay per view. Reigns non può perdere con Mahal, soprattutto né in maniera sporca né in maniera pulita, e infatti ha vinto senza particolare fatica, tra l'altro. E anche qua un match noioso, ma noioso perché si sapeva già il risultato, ecco. Poi andiamo avanti col pay per view, vediamo che match ci sono stati, vediamo Beh, andiamo a questo punto a parlare un po' dei Money in the Bank. Penso che alla fine sono stati, che hanno tirato via un pacco di tempo, ovviamente. Vado a controllare se ho dimenticato ovviamente qualche match. E sì, Money in the Bank, ad esempio, femminile, che lo vince Alexa Bliss, non è stato, secondo me, cioè alla fine è stato un buon match, non è un match stellare, ma anche perché le ragazze muscolarmente non hanno l'agilità degli uomini e la potenza degli uomini, questo è normale. E direi che comunque ci sono state bene tutte, quindi insomma, secondo me è un buonissimo match. Alla fine l'ha vinto Alexa Bliss, che ha incassato, portando via la possibilità. Ecco, lì forse l'incasso non è andato come avrei voluto. Secondo me sarebbe stato meglio, più appassionante, se Ronda Rousey avesse sottomesso a quel punto, visto che ormai era lì per farlo, Nia Jax, e poi Alexa Bliss intervenisse. Però in questo modo è possibile creare un match a 3. Se avesse subito la sottomissione, sarebbe stato per forza un match a 2 il prossimo. Quindi diciamo che lascia, come posso dire, aperto delle soluzioni. Ah, Bobby Lashley ha battuto Sami Zayn, ecco, quello che era il match non titolato che mi sono ricordato. Mamma mia, che match, ragazzi. Bobby Lashley è una bestia. Sami Zayn ha fatto la parte dell'ameba. Quindi, francamente, un match anche questo che se ne poteva fare a meno. Cioè, un po' scontato, ecco. Seth Rollins ha battuto Elias. Anche qua non c'erano molti dubbi, ma devo dire che a me Elias sta piacendo parecchio. Sta piacendo parecchio. Sono convinto che arriverà piano piano a vincere titoli importanti, tra cui anche l'intercontinentale, perché ha tutto per sfondare. Ha carisma, ha voglia di fare, veramente un ottimo wrestler. Sta sorprendendo e farà veramente, veramente bene. Abbiamo già parlato di Ronda Rousey che ha battuto Nia Jax, ma che per squalifica, quindi non è cambiato il match, non è cambiato niente, anzi, Alexa Bliss ha vinto il titolo. Siamo arrivati dunque a Carmella, che ha battuto Asuka. Qua credo che sia stato il momento più alto della serata, proprio. Praticamente Asuka stava stravincendo il titolo. A un certo punto è entrata una figura con i vestiti di Asuka e la maschera bianca di Asuka, tutti che si chiedevano chi cappero era. Asuka impietrita in mezzo al ring, alla fine si è tolta la maschera ed era niente po' di meno che il mitico James Ellsworth, ragazzi, il più grande wrestler della storia. James Ellsworth, abbiamo detto,
Mamma mia, ragazzi, meraviglioso. Asuka c'è rimasta, Carmela ne ha approfittato. Carmela kick, 1, 2, 3. Carmela tiene il titolo. Non me ne fregava granché di questo incontro, ma l'entrata di James Ellsworth è stata qualcosa di meraviglioso. Meraviglioso. AJ Styles contro Shinsuke Nakamura tiene il titolo AJ Styles. Allora, intanto io comincio a dire che non capisco il motivo per cui i titoli del mondo vengono difesi prima del Money in the Bank. Il Money in the Bank, secondo me, deve essere prima, in modo da dare la possibilità a chi incassa a chi prende il Money in the Bank di incassare subito. Invece non c'è questo, come ha fatto Alexa Bliss del resto. Che vi devo dire, ragazzi, sinceramente ha stufato sto match. AJ Styles Nakamura non ha mai attirato i fan. Ha tirato le pre allora, devo essere sincero, ha creato un hype enorme per il primo match, credo a WrestleMania. Ha tirato un hype terribile, cioè tutti non vedevamo l'ora di questo match e poi ha deluso le aspettative. Ed è così pure adesso, nel senso adesso ha stufato, basta, cioè Nakamura non riesce a vincere un match, ma poi non riesce neanche ad attirare su di sé né in maniera positiva né in maniera negativa i fan, cioè alla fine è stato, parliamoci chiaro, è stato un match, sono stati match portati avanti da colpi bassi, letteralmente, cioè Nakamura si è portato l'odio dalla sua solo con colpi bassi, è un wrestler eccezionale Nakamura, ma qualcosa non sta funzionando in WWE, non si riesce a capire che cosa, ma sicuramente è colpa sua, non è colpa della WWE, perché la WWE di occasioni a lui ne sta dando parecchie. Comunque alla fine perde, fenomeno al forearm di AJ Styles sul tavolo. AJ Styles è oggettivamente, credo, veramente il wrestler più forte del mondo e lo dimostra ogni giorno che passa, davvero un wrestler eccezionale. E spero, ripeto, che questo Last Man Standing sia l'ultimo match tra AJ Styles e Nakamura. Non dico l'ultimo match titolato per Nakamura perché secondo me è un validissimo wrestler, a me piace, però non contro AJ Styles perché probabilmente non riesce a esprimere meglio di sé. AJ Styles lo oscura letteralmente. L'ultimo match in programma era Braun Strowman contro Bobby Roode, contro Kevin Owens, contro Kofi Kingston, che è stato lui Kofi Kingston andare per i New Day, contro The Miz, contro Rusev, contro Samoa Joe per i Money in the Bank. E alla fine questo è stato un bellissimo match a mio avviso. Cambi, ripeti, il classico Money in the Bank, il classico ladder match in generale. E alla fine ha vinto Braun Strowman. Ecco, ragazzi, Braun Strowman ha vinto da quando in WWE, da quando ha cominciato a fare il Monster Heel, il Monster, il distruttore, ha vinto i titoli di coppia da solo, la Royal Rumble, la Greatest Royal Rumble, ma è sempre Royal Rumble, e il Money in the Bank. Cioè, ragazzi, ma cosa aspettano a far vincere il titolo a Braun Strowman, che se lo merita e che soprattutto perlomeno lo porterebbe tutte le settimane a Raw? Cioè, cosa che Lesnar non fa. Lesnar ormai ha battuto il record di CM Punk, ma non lottando praticamente mai, cioè lottando pochissime volte. Ripeto, non discuto Lesnar, anzi, anche Lesnar a me piace, però diciamocelo chiaramente, Lesnar piace, ma non esiste che un lottatore con il titolo della corona massima di Raw si presenti a difenderlo 2 volte ogni 4 mesi, ecco, non, ogni 5 mesi, non va bene, non va bene, cioè deve essere almeno presente, cosa che non lo è mai, cosa che sarebbe Braun Strowman, che secondo me a questo punto qua, ragazzi, cioè, se lo merita in pieno, se lo merita in pieno, ragazzi, cioè. Quando vinci tutti questi tornei e queste cose, insomma, se non meriti tu di vincere il titolo, chi lo merita? Quindi Braun Strowman che vince il ladder match, che vince il Money in the Bank, speriamo che a questo punto possa portare a casa anche il titolo, perché francamente più di così non so cosa possa fare sto ragazzo. Ragazzi, io chiudo qua, vi saluto e vi do appuntamento per i prossimi video sul wrestling. Ciao!